Cicu cicu so, o cicu cicu la, e sta comendo tutto tutto meu fubá. Olha Zé Nicolau que o fubá se vai, pegou no meu pica-pau de russai. Então eu venho pega do susto que levou. Mi piace moltissimo questa classifica, caro Joe, sì, e ti dico la verità, subito stanotte quando ho letto il copione sono andata a vedere chi c'era al primo posto, perché avevo fatto una scommessa con me stessa, ma partiamo dall'ultimo posto. Allora, l'Italia ha sempre esportato eccellenza in tutto il mondo, Caterina. Arte, gastronomia, moda, automobili, geni della scienza e anche la musica. Allora, partiamo dalla canzone italiana più conosciuta al mondo. Siamo nel... Fuori classifica, attenzione, questa è fuori classifica perché... Siamo nel 1958 e questo disco raggiunge le 25 milioni di copie vendute, conquistando anche due Grammy, e stiamo parlando di lui, Caterina. Senti l'audio. Invece Cherie, una nota piattaforma di streaming, ha classificato una classifica di artisti italiani più ascoltati all'estero, tenendo conto non solo del web, ma anche del successo del tour e delle copie vendute dei dischi. Questo è molto importante, Caterina, ricordatelo. Partiamo con il primo cantante e il primo video. Ecco qua. Yo solo no me basto, quédate, y lléname su espacio, quédate, quédate. Quindi al decimo posto troviamo Neck. Laura no está. Con la canzone Laura non c'è. Allora, ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e proprio l'anno scorso è tornata alla carica con il singolo Unicos, grazie al quale ha raggiunto paesi come la Spagna, gli Stati Uniti e l'America Latina, Caterina. Ma arriviamo alla posizione numero 9. Allora, al nono posto troviamo un cantante che è considerato un esordiente, sì, però insomma... Vabbè, di cose ne ha fatte, però effettivamente rispetto agli altri è un esordiente. Sì. E parliamo di Marco Mengoni, eccolo qua. Anche il mondo cae in pedazos, io mantengo un sogno intatto, vivo e fragile, che solo pertenece a ti. Sempre fuiste para mí incomparable. Marco Mengoni ha iniziato la sua carriera in Italia, ma ha preso prestissimo il volo, Caterina, per altri paesi, per l'internazionalità. Beh, lui è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act, gli MTV European Music Awards, è stato, sì, il primo italiano ad esibirsi al Billboard Film e TV Music, sì, Conference, va bene, poi tutto questo succedeva a Los Angeles nel 2013, ed è stato anche il primo italiano finalista all'MTV Music Award nel 2013. Questo, io ora vi sto dicendo le cose più importanti, ma è soltanto una parte dei premi e insomma della sua grande carriera. Ecco perché vi ho detto esordiente. E certo, certo. Invece, Caterina, alla posizione numero 8 c'è lui, guarda un po' chi c'è. Zucchero. Allora, Zucchero è quello che rappresenta il blues italiano in tutto il mondo. È il primo artista occidentale ad essersi esibita al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino. Nella sua carriera, Caterina, si è esibito con chiunque, con artisti come Ray Charles, Elvis Costello, Pavarotti, Sting e tantissimi altri cantanti di fama mondiale. Beh, devo dire che un concerto suo, Joe, veramente, è tanta roba. Sì, è diverso rispetto agli altri. Tanta roba. Sì, sì, va bene, allora andiamo avanti perché poi ci sono loro. Il al numero 7, Caterina. Eccoli qua. Settima posizione, vediamoli.
ragazzi del volo, i grandi tenori, i tenorini, come li chiamava Antonellina, perché sono nati, Caterina, in casa Rai, no? Con il programma di Antonella. Sono stati i primi artisti italiani a firmare un contratto con una major statunitense. Troppo carini, Gio, io l'ho avuto a Miss Italia nel mondo, erano dei ragazzetti carini. Lo so, Caterina, ma non piccoletti, sono... Piccoletti, adesso che li vedo uomini mi fanno un po' Ma non sono più dei ragazzetti, sono degli uomini, sono dei cantanti. Beh, parlo del 2008. Certo, si sono esibiti con Barbara Streisand, con i più grandi cantanti di tutto il mondo, hanno in America spopolano, comunque Caterina, sono veramente un orgoglio del nostro paese. Come un orgoglio sono alla sesta posizione, a pari merito, Caterina, Pupo e Toto Cotugno, eccoli qua. Ceri, il loro successo, specialmente nei paesi dell'Unione Sovietica, è straordinario, amatissimi. E poi, Ceri, io comunque le vorrei vedere un po' di più in Italia. Stanno troppo fuori all'estero a cantare, a fare... Business, business, qualcuno direbbe. Andiamo avanti, perché c'è lui. E c'è lui. Mi sembrava strano. Dico, quando arriva, quando arriva, quando arriva, è arrivato. Arriva alla posizione numero 5, eccolo qua. Vedi nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Che dire, Ceri, meraviglia. Sì, meraviglia. Vabbè. Andiamo avanti, dai. Felicità è un classico, è veramente. Sì. Qua cantavano tutti, ma operatori pure che non cantano mai. Ma Ceri, Albano è nel nostro DNA, è il nostro, un altro orgoglio, un vero orgoglio. Come un grande. Andiamo avanti. Grande orgoglio è alla posizione numero 4. Certo. Eros, lui. Vabbè, ma capisci? Ta-ta-ta, Michelle! Lo so, ma le cose cambiano. Era all'epoca del loro amore. So, cioè. Però, Caterina, ho sempre pensato, ma quando gli artisti così importanti fanno dei video e poi lo fanno in altre lingue, no? Come Eros Ramazzotti, che canta in inglese, in francese, spagnolo. In spagnolo, eccetera, eccetera. Il video lo fanno 4-5 volte, ognuna con una volta diversa? Oppure lo cantano solo una volta? Boh, non sai. Per me lo cantano una volta e poi in sala di montaggio cantano mettono nella lingua. Guarda, perché questo è lo stesso video in italiano, quindi penso che poi lui a montaggio. E non lo so, questo è un mistero. Perché... Oppure in quel. Non lo so. Ci sto pensando. Chiama Eros, va, chiediamoglielo un po'. Lo so, come vorrei... No, qui lo so, perché questo... Andiamo avanti, lo so. Perché stiamo arrivando alla terza posizione. Chi troviamo? Il grande Andrea Bocelli, unico. Eccolo qua. Con Arianna Grande. In questo caso lo so perché cantano tutte e due in italiano, è per questo che continuavo a dirti questa cosa e questa canzone è rimasta tale quale in tutto il mondo. Arriviamo alla seconda posizione. Numero stiamo parlando due. Degli artisti più famosi all'estero. Grazie. Sì, italiani, artisti italiani. Certo. Grazie ai loro concerti, grazie alle loro canzoni scaricate, quindi grazie al web, grazie ai dischi venduti e troviamo al secondo posto Tiziano Ferro. Eccolo qua. Se cerco lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai.
adesso attenzione, godiamoci il video perché siamo arrivati in vetta alla classifica. Number one, Caterina, l'artista più famosa all'estero italiano. Oh, canta per la prima volta in francese, eh? Attenzione. Eccola qua. Chéri, io adoro la Pausini che ormai anche sui social lo traduce, lei parla in tutte adoro, le... Adoro, sì è vero. Sì, lei sì. Fa lo stesso appello, tipo domani esce il mio disco nuovo, lo dice in francese, in tedesco, in inglese, in portoghese, in spagnolo, in russo. Però almeno ha senso con lei, ci sono persone seguite da pochissimi italiani e da zero inglesi che lo danno prima in inglese e poi in italiano. Io mi chiedo, ma chi me legge? Ma chi me legge? Ciao Gio! Lo sapevo, lo sapevo.